Enrico Gori, 70 anni, di Cigiano, una frazione del comune di Civitella in Val di Chiana. È lui purtroppo l'ennesima vittima in agricoltura. Con il suo trattore stava lavorando in questa domenica di luglio. Il mezzo si è ribaltato per cause in corso di accertamento e lui è rimasto schiacciato. Sul posto un mezzo dei vigili del fuoco, ovviamente il 118, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul caso adesso indagano i carabinieri, che sono anch'essi giunti sul posto. Questa è la quarta morte che avviene appunto con queste modalità in provincia di Arezzo nell'arco di circa due mesi, tra maggio, giugno appunto e luglio. Sono quattro le vittime. Il primo fu un signore di 44 anni. In quel caso Mauro Bartolini, questo era il nome della vittima, aveva preso in prestito un trattore da un vicino per dare il ramato tra i filari e il suo mezzo non aveva la cabina, come anche nel caso appunto di Cigiano. Insomma, un'ennesima morte che sicuramente però accende un faro, una luce su questa tipologia di incidenti in agricoltura.